Hola, io sono Marcos Grande, signore e signori, bentornati in una nuova puntata della RegroCraft. Anche questa serie torna sul canale. Tu stavi lì dentro. Come cazzo hai fatto a uscire? Scusami. No, davvero, parliamone. Signori, come ha fatto ad evadere? Cioè, adesso tu stupida mucca, come cazzo hai fatto ad evadere? Vieni qua, vieni. Mamma mia. Tutto questo mi sfugge. Ma comunque, bentornati. Nuova puntata della serie che più vi è mancata. E per questo lascerete un sacco di like. Perché i like servono a questo canale e voi siete quelli che potete dispensarne. Ma nel frattempo, noi invece abbiamo bisogno di lava. Lava per far andare il macchinario della. Della. Perché lascio la porta aperta? Perché? Comunque. Visto che ci sto, volevo ringraziare il mio bellissimo iscritto Carmine, che mi ha detto che nella hatchery ci vanno le uova. Io non capivo perché mettevo l'ovetto e poi non aspettavo, cioè non coglievo l'attimo. Invece ho letto che qui c'è un numero 622 Mericulture Eggs Remaining. Se lo butto dentro, dopo un pochino, questo valore scende. Infatti questo valore era a 1000 quando ci ho messo l'ovetto. Cosa uscirà? Non lo sappiamo, anche perché ho mischiato gli ovetti e io non so che cazzo di pesce ho incrociato. Forse uscirà un pesce, forse uscirà un petalo di rosa. Ma non ce ne interessa, a me interessa automatizzare le cose, perché questo è Minecraft. E Minecraft è l'unico gioco che risolve il mio problema di disturbo dell'attenzione, tranne un po' GTA effettivamente. Però dopo un po' mi rompo il cazzo, invece Minecraft no. Rimane il mio deficit dell'attenzione, è fantastico perché mi permette di pensare più cose insieme, distrarmi ugualmente su più cose insieme. E Minecraft è fatto apposta. Minecraft, cioè, Minecraft hanno pensato a me quando hanno creato Minecraft moddato. Quindi ho detto, ma qui ogni volta devo prendere secchiello, secchiello, secchiello. Che palle! Automatizziamolo. Come lo automatizziamo, signori? Non c'è la thermal, quindi non posso fare il fluid, quello lì che svuota i secchielli, no? Avete compreso quale? Bravi. Quindi, l'unico modo che ho per farlo, almeno che mi viene in mente, non so se voi ne avete altri, è la Railcraft. La Railcraft con le sue bellissime rotaie. Che si fanno? Andiamo a scoprirlo insieme. Aspetta che mi burro della pelata. No, però con le orecchie a sventola, no, giuro. Sentiamo così. Say my name. Track? Si scriverà track? Sì, si scrive track. Ok, quindi. Sì, come si fa questo? Qualcosa. Che palle. No, aspetta, si faceva col carpenter. Io ho un carpenter da qualche parte. Ce l'ho, signori. Ce l'ho, è nascosto, ma ce l'ho. Ce l'ho, ma è nascosto. Dovrebbe, se ci azzecco. Mamma mia, ma che cazzo sono? Mamma mia, mi sono ricordato una cosa. Una. Sono un genio. È in dubbio, sono un genio. Bene, bene, bene. Allora, mettiamo il carpenter qui. Qui. E dovremo vederlo riempirsi di cresototototototoil. Poi, per fare questi, ci servono anche degli slabini. Io ho fatto un'altra saccoccetta in cui prenderemo un automatic workbench, sir. Prenderemo uno di questi. No, prendiamo gli hopper. Sì, sono meglio gli hopper in questo caso. La mettiamo qua. Hopper che guarda di qua. Vediamo se ho del legno con il cazziopea. Andiamo a prendere del legno. Devo fare qualche cosina per correre più veloce. Perché mi rompo il cazzo. Mi rompo il cazzo. E devo soprattutto ricordarmi che sto finendo la legna. Quindi dovrei accannare con questo. Dov'è finito il mio piccone? Tu non sei il mio piccone. Non fingerti il mio piccone. Se spengo questo qui, dovrebbe arrivare tutto qua. Ma ho finito i sapling! Oh my gosh! A me è un sapling. Ragazzi, non c'ho sapling, sono nella cacchina. Permesso. Sapling? Sapling? Va bene quello di spruce. Usiamo quello di spruce. Non so se è alto, se è alto a sufficienza, eh. Cazzo, ma dove sono finiti i sapling? Dove si è cacciato sapling? No, no, non ci stanno, raga. No, secondo me non ce la fa, è troppo basso. Vabbè, ce ne preoccuperemo in un secondo momento. Prendiamo tutta la legna di cui disponiamo e andiamo a fando. No, lo faccio là, ma perché dite?
Perché dite queste cose arcane? Ditelo alla mucca, no arcane. Bene, bene, bene. Allora, facciamo che ci mettiamo dentro un altro operigno. Sopra ci mettiamo una chest, ma per scavalcarlo dobbiamo fare un giro assurdo. Permesso. Grazie. Ok, permesso. Fantastic. Comandiamo, signori. E qui smollegoliamo questo legno. Facciamo bim 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 bim. E ancora bim bim bim. E ancora bim bim bim. E ancora, guarda, non lo fa, esplode. Fantastico. Bing e sbrandisburgo. Perfetto. Qui gli andiamo a dare la recipe. Io ne voglio fare tante, perché una volta che faccio una cosa ne faccio tante. Opela. E sta facendo le slabone. Le slabone devono farsi, perché è molto lento, ecco perché lo stiamo automatizzando. Quando vuoi. Vai tranquillo. Dankeschön. E gli facciamo fare questo. Signori, perfetto, ci serve soltanto l'energia, che dovremmo poter andare a prendere, visto che abbiamo un sacco di ciarciolone. Andiamo di qua. Saltiamo il pesce notturno che non sta funzionando in questo momento, perché ehi, è un pesce notturno. Se fosse stato un altro tipo di pesce sarebbe funzionando. Però è un pesce notturno. Non sta funzionando. Oh! Fermi! Fermi, ho rotto tutto. Vieni qua tu. Dove sei? Eccolo. Oppela. E oppela. Vai, energia. Bidium! La rolling stone. Fatemi vedere se ho del ferro, così ottimizziamo i tempi. La risposta è, come al solito, 1. Che cazzo ci faccio con ferro, su? No, vabbè, lasciamo lì la rolling stone. Io ho già rifinito da mangiare, quindi mi sento molto triste. Gnam. Gnam. Gnam, molto bene. E andiamo a di qua. Bene. Ogni tanto guardo per vedere se sto registrando. Stai registrando? Sì, la mia voce la si sente. Andiamo a portare l'energia, fantasia, sesso a qui, quel coso. Però prima prendiamo 1, 2 e 3 stack di charcoal. Perché così possiamo fare. Sì, però se non prendo i cosi, sono un pippone incredibile. Aspettate un secondo. Faccio così, così, così. Prendo i golden transport pipe. Li trasformo in cinetic transport, no, cinetic pipes, scusatemi questo attimo di defiance. Pinket, sprankt e sbrurgt. Ci mettiamo le connessioni logico intuitive, che cazzo sto dicendo, e attiviamo, anzi no, diamo un po' di combustibile ai nostri steam engine, no, stirling engine. Patapim patapim patapam, tindan tindun e tinden. Signori, abbiamo l'energia. Energia che sta alimentando il nostro Carpenter, che si sta gnammignando e ci darà uno di questi. Che culo. Nel momento in cui ce ne dà uno, però noi siamo pronti e scattanti per prendere un'altra workbench, per prendere un altro... Ho finito gli hopper. No, non è vero, non li ho finiti. Aha! Non li avevo finiti. Bastardi che non siete altro. E voilà. Sì, pronto? Bravissimo, vieni qui, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non mi fare quello lì, me ne servono altri due. Sei lento quanto la morte. E qui noto adesso che non sta più arrivando air fluido. Allora, visto che air fluido ci interessa, raga, noi che facciamo? Prendiamo un fluid transport pipe, lo attacchiamo qui. Non sa dove deve andare, poraccio, giustamente. Andiamo a vedere se abbiamo una svrench. Non abbiamo una svrench. Senza svrench non si fa cazzo, raga. Io lo so che è colpa di Rent, però... Oh mio Dio, come farò? Faccio così? Lo attacca così. Se faccio così, lo attacca qui. Vabbè, non mi va di andare a prendere una svrench, sinceramente. Quindi farò in questa maniera qui. Fluid. Eccolo. Bingata. Strafico! Ok. Va bene lo stesso. Va benissimo. Vabbè, non dovete titubare. State titubando? Non titubate. Bene, bene, bene. Questo mi ricorda i vecchi tempi, comunque. Vediamo un po' che accade. Sì, sta accadendo la magia. Perfetto. Ok. Patapim, patapim, patapem. Ci fa questi qui. Noi facciamo un altro livellino sotto, perché siamo dei grossi pigroni.
li facciamo finire dentro questo hopper. Poi non serve la cesta perché ce ne farà così tanti pochi. Opela e opela. Perfetto, qui abbiamo le rotaie. Nella rolling machine andiamo a fare le sbarre di ferro. Ok, abbiamo il nostro ferrone, facciamo i ciccipuzzi. Cosa stai facendo? Si rimette a posto, che bravo che è. Ma è bravissimo. Sprechiamo tutto il ferro che abbiamo a disposizione perché siamo dei gran fichi. Lo possiamo fare. E visto che ho finito gli hopper a questo giro, vero? Vero? Ho finito gli hopper. Per mandarli dentro una cesta che faremo immantinente. Non posso farlo. Non posso farlo, mio signore. Vabbè, aspettiamo che li accumuli qui. Oh mio Dio, quanto ci usci! Via. Dai tutta la tua potenza alla rolling machine. Dagliela. Dagliela. Come dice Lucio, dalla. Questa era brutta. Questa era brutta, lo ammetto. Mi dispiace. Non la faccio più. Ok, ho fatto anche... ciao Endermini, come stai? Stai calmo! Stai calmo! Sono il più forte, Endermini. Non mi sconfiggerai mai. Sono la tua nemesi. Ho fatto anche, dicevo, le rotaie quelle con la redstone e con l'oro, che ci permettono di fare il booster truck. Dunque, qui non so perché non vengono distribuite, ma non ci faremo grosse domande. Andiamo a prendere una crafting. Eccola qui, lo vedi? Lo vedi che ce l'hai? Lo vedi che se cerchi bene, Seneca? Allora, ne abbiamo tre. Facciamo un po'. Oh mio Dio, come me le hai distribuite male? Buono, 1, 2, 64. Sono buoni. Leviamo queste, sostituiamole con le advanced, che non ve lo fate vedere, ma si fanno così nella rolling machine. E ci serve un pezzettozzo di redstone. Eccolo qua. Io, come al solito, ho l'inventario più che pieno. Ma non è una cosa che non succede mai. Leviamo sta roba. Perché mi ha dato 7 di queste? Oh my godness. 7, una mucca, 7. Mi sembra very strange, però va bene lo stesso. Mucche, non evadete più, per favore. Basta. Dovete farla finita, mucche. Ok. Allora, io voglio, come l'erba voglio mettere qua, poi ci penseremo, una bella uscita per il nostro tracchino. Il tracchino però non mi deve scagassare il Cassius, quindi... Oppure sapete che faccio? No, però se lo metto in alto gli mostri... Sì, ma fate un casino della Madonna! Sì, cazzo, fanno un gran casino, va bene. Però a me si vede che io lo sento di più. Allora, noi mettiamo qui le booster track. Very good. Poi facciamo così, chi se ne frega adesso. Ne usiamo un bel po'. Op. Ne usiamo quante? Non facciamo cose affrettate. Usiamone un tot. Poi usiamo queste. Gira intorno. Oppela. Ho toppato di uno, maledetto. Maledetto Marcus Cron. E cerchiamo di arrivare qui. Good. Allora. Sono pieno come una baldracca. Però quello che ci interessa. Le mie analogie. Anzi, le mie figure retoriche più che altro. Oppela. Quello che ci interessa è rifare di qua il nostro ciccio che crea la lava. Però prima, io voglio mettere qui un kart che... Cazzo, quanto mi danno fastidio questi cosi. Non cresce l'alberello, non cresce. Signori e signori, ecco a noi il nostro tank kart, che si fa stranamente non con la tank della Bullcraft, ma con l'iron tank della Railcraft. Però è stato abbastanza facile farlo. E lo possiamo mettere qui. Ma sei carinissimissimo. 32.000, la fregna. Quello normale era da 8.000. Perfetto. Noi, dentro questa bellissima... Questo è un cervello. Dentro questa bellissima bag dovremmo avere un fluid loader. Sì, non sto dicendo cazzate? Sì, ok. Sto facendo giusto, ragazzi. Sto stranamente facendo giusto. Però mi servono dei cubi da costruzione. E visto che non ne ho, sprecherò questo. Permesso. Grazie, molto gentile. Facciamo così. Non me lo fa mettere. Accidenti. Accidentaccio. È alto 2, quindi.
Lo scopriremo soltanto vivendolo. Ok, ora, ragioniamo. Se io costruisco tutto e poi non va bene, mi attacca al cazzo e tiro forte. Quindi noi vogliamo fare una prova con qualcosa che ci dia la certezza empirica. Ok, sì. Ragazzi, ma è bellissimo. È bellissimo. E qui rimangono quelli vuoti. Fantastico. Fantastico. Quindi andiamo a... Questo mi piace. Questa è una parte che adoro. Che mi piace. Bene. Il mio vicino ha deciso di arare il campo con l'aratro. O forse gli è esploso il motore della macchina, non lo so. Vediamo se applicando una forza uguale e contraria alla superficie del pianeta Terra avemo una leva. Eccola qua. Dove la metto? No. Ma lo sentite? Ma io non ce la faccio così. Io non ce la posso fare. Vediamo se funziona. Sì, prende il sacchiale, è bellissimo, ragazzi. Io comunque sto registrando da un bel po', quindi noi ci salutiamo, la prossima puntata finiamo questo. Sapete, mi sta tornando la nostalgia dei vecchi tempi di Minecraft con i tubi e senza i transport item, vatte la pianta del culo, cioè dovevi fare tutto in maniera molto macchinosa, senza programmazione, senza applied, ed è davvero davvero nostalgico e molto bello. Mi piace. Oh, raga, pollice in su, prossima puntata, finiamo sta cosa, bella.